Buon mercoledì, siamo su Turismo e Peschiera e anche oggi raccontiamo una curiosità storica del nostro paese. Alle mie spalle l'edificio, che in questo momento è color rosa salmone, era nel 1848, durante la prima guerra di indipendenza italiana, era la casa del responsabile del genio militare asburgico della fortezza. Su questa casa c'è la testimonianza di quello che fu l'assedio che iniziò il 13 aprile del 1848 e finì il 30 maggio 1848, quando le truppe sardo-piemontesi si presentarono sulla linea del Meggio. Al comando dell'assedio c'era Ferdinando di Savoia, duca di Genova, il figlio minore di Carlo Alberto di Savoia, fratello minore di Vittorio Emanuele II, abilissimo generale d'artiglieria, che quando arriva e apposiziona le sue batterie non ha ancora a disposizione il famoso treno d'artiglieria, ovvero l'artiglieria pesante per poter affrontare una fortezza munita come Peschiera, ma solo i cannoni da campo. Perciò, per tenere bloccata la guarnigione del generale barone Rat, il comandante asburgico, inizia il fuoco con cannoni di piccolo calibro, che poco danno arrecavano alla fortezza, però costringevano la guarnigione a rimanere all'interno. Ecco, il fuoco arrivava dal lato occidentale, più o meno le batterie erano posizionate dove adesso c'è Forte Papa, che non era ancora stato costruito. Ecco, come testimonianza, qui sul territorio, alle mie spalle, vicino al canale di Gronda, abbiamo ancora una delle palle sparate nei primi giorni dell'assedio, ovvero dopo il 13 aprile 1848. Il 19 maggio arrivano finalmente i grossi pezzi d'artiglieria, vengono posizionati tutti intorno alla fortezza ed inizia il vero bombardamento, che durerà fino al 30 maggio, quando il barone Rat deciderà di arrendersi, vedendo che non potrà più ricevere rifornimenti e rinforzi perché è completamente circondato. Il 30 maggio, famoso giorno in cui ci sarà la battaglia di Goito, e quando arriva la notizia che cade Peschiera, le truppe piemontesi avranno già preso il ponte e sarà aperta la strada per il Veneto. Alle mie spalle, nell'angolo di questo edificio, proprio di fronte a dove abbiamo visto la palla di cannone piccola, troviamo invece quella che è un residuo delle palle d'artiglieria da assedio. Vedete, le dimensioni sono ben maggiori, erano sparate queste grosse pesantissime palle di ferro rese incandescenti dalle fornaci, sparate per aria. Il loro peso, l'energia cinetica, tendeva a sfondare i tetti, la loro temperatura a dare fuoco ai legni di cui erano fatti. Ne è rimasta più di una in giro, in questo caso una è posizionata di fronte alla testimonianza del primo momento dell'assedio, perciò in pochi metri quadri abbiamo entrambe le stagioni di questa guerra particolarmente interessante da studiare e che vedrà Peschiera cadere il 30 maggio. Ricordiamoci questa data perché sarà oggetto di altre facezie, e quando le truppe piemontesi con il colonnello La Marmora entreranno in Peschiera e chiederanno la resa, il barone Rat concederà, preso da sconforto, si dice addirittura che sia svenuto perché, stando sulle mura di Peschiera, sente provenire da sud dei rumori di battaglia ed è convinto che siano le truppe austriache che gli corrono in soccorso. Invece no, era semplicemente l'eco della battaglia di Goito, quindi era comunque perduto. Riassumendo, qui in via Don Lenotti c'è la sintesi di quello che fu l'assedio del 1848, ovvero il primo periodo, che va dal 13 aprile al 19 maggio, con piccoli cannoni che faranno poco danno alla fortezza, poi la seconda parte, dal 19 maggio al 30 maggio, con grossi pezzi d'artiglieria che sfonderanno i tetti e costringeranno la guarnigione asburgica alla resa. Aggiungiamo una curiosità all'assedio di Peschiera del 1848. Il primo colpo di cannone viene sparato da una donna, la contessa Doria di Genova, amica di Ferdinando di Savoia. Lui per cavalleria gli fa sparare proprio il primo colpo che verrà assorbito dalle mura della fortezza.